Tanto solo tenere, oggi si gioco da matchi in memoria Freeza. Adesso ho fatto questo video perché farò tipo un video piccolo, corto, non è diciamo lunghissimo, che è uscito fuori una bacio questa qua che è molto carina. Ho fatto off camera la primo scout, quello garantito da lei, l'ho trovata. Poi faccio vedere che personaggio. Poi, che è un ottimo personaggio perché non è male, bello. Sì, aspetta, sposto la videocamera di qua, meno. Metto di qua, meno riesco a non farvi fare spazio. Abbiamo, si chiama Lena Tully, che è dell'anime. Type tipo attacco, elemento fuoco, si fa fuoco. Che non è male, che ho fatto che mi interessa per nel futuro aumentare più avanti, che è bello forte. Abbiamo insomma arte speciale, mosso ultra fire attack, tempo di forza boost e critical rate, si aumenta il critical. Dopo ci abbiamo, aspetta, guarda anche su, ho guardato sul sito, diciamo che è normale, penso c'è solo lei. Dovrebbe uscire un'altra. Ok, c'è contro il nemico ultra, così il nemico perde la forza, il boost della forza, così critica rate anche. E non male, non è male anche quel personaggio. Dopo abbiamo Init Fist, ancora contro il nemico, attacco tipo elemento fuoco, e si pompa da solo l'80% di forza per 5 turni. È questo che dopo vi spiego dopo. Perché ho fatto scout, che primo attacco tipo elemento fuoco, pompa se stessa l'attacco, così già è un PG, un personaggio forte, non è male, perché si pompa, come detto, alcuni che hanno anche quel precedente qua là, che si pompava la magia, non è male quel personaggio. Dopo c'è lei, che non è male, così l'ho fatta, che mi piace tanto. Si pompa da sola se stessa la forza dell'80%, così non è male, quindi togli più tanto ancora. Dopo abbiamo ancora contro il nemico, attacco di tipo di fuoco e rimuove la forza e magia e buff di assisting kill, no, assisting skill, quindi assistenti, la forza, magia e il buff, eccetera, quindi così anche altre cose. Così è forte, che c'è un po' di tutto. Si pompa da solo il primo attacco, si pompa l'attacco da sola di dell'80% della forza, che ha già 1800, 1500, si è portato massimo con Hero 1800. Si pompa l'80% ancora di più di forza per 5 turni, è bella roba 5 turni. Dopo fa Shurgin Force, che ancora contro il nemico, diciamo fa un attacco di fuoco e rimuove la forza, la magia, il buff e più anche assisting skill, così è un po' più un personaggio, si pompa, toglie e dopo la fine fa Vigor, che fa mid fire attack e si fa da solo un status buff per un turno, di non male. Diciamo che la sua portanza, la sua diciamo forza in questa lei sono i primi due attacchi. Init Fist, che attacca e si pompa l'80% di forza, e Surging Force, che si fa l'attacco di ancora di fuoco e rimuove la forza e la magia. Diciamo è bello, lei è utile, diciamo che è bello che toglie la forza e la magia, e quelli diciamo un po' più importanti sono questi due, sono quelli più importanti, perché la forza e la magia sono quelli più importanti, diciamo. Dopo abbiamo, diciamo così, dopo le abilità non è quelli che countera cose varie, così fa counter fa un attacco. Mi piace tanto che è come tipo Argonaut, perché fa counter attacco 1, che quando lei countera fa il damage più 50%. Tu fate la somma con Init Fist, che si pompa l'attacco dei 5 turni dell'80%, e più
quando lei date la quelle nuove, adesso non mi ricordo più, e dopo faccio vedere la bionda, no, Orna, che ha il 20% 15% in più di quando dà questo personaggio, questo lei l'assistente, lei dà più rate, non so quanto, 15-20% di, o anche 10, se non mi ricordo quanto è portato di ability. Fa più rate, più fa aumento di 10% di rate per counterare. Se date lei, si pompa la forza dell'80%, più quando countera fa 50% in più di danno, in pratica fa quasi 100, 130 di danno fa appena lei col suo attacco funziona attivo, fist, Ignite Fist, e con il suo quello account, quel punto che mi è piaciuto tanto, ha fatto una coppia che è molto forte, che lei si pompa l'attacco al 3%, dopo se lei countera fa altri 50% di danno quando countera, così se in quei 5 turni riesce a counterare, si è data quella Orna in più come assisting kill, skill lei, gli fate 100-130% di danno, è forte. Dopo, anche dopo, è bello che ha critica rate, critica damage ancora più, a 20%, così fa più danno ancora. Questo qua fa un, per me è un personaggio che fa un fottio di danno appena fa la combo con la prima mossa, con così fa un danno che mai visto. Dopo resistente contro vento, beh, ci può stare. E dopo lei Martial Art, che si pompa la magia, la forza ancora, e l'agilità, che diciamo è bello, l'agilità destrezza che almeno può attaccare prima, cose varie, del 20%. Mettete qua in quel momento che fate la mossa qua là, 80 più 20, con questo qua più 20 di passiva fa 100% di danno. Se quando countera non è più 130 ma 150% di danno, è quello, un fottio di danni sono. Dopo è bello anche che c'ha il 8% di HP regen per ogni turno, questo è bello. È utile, tipo regenerazione per 8 turni è utile, un po', se non ha in squadra una healer che cura, usate i personaggi che fanno HP regen, che è forte. Io questo qua personaggio, come faccio vedere, l'ho fatto, fate appena, allora, se avete, diciamo, da spendere, fate la coppia, perché questo qua è un mostro, perché fa un fottio di danno, quel punto è forte che lei. Se io, come lo so, come uno che vuole tanto spendere più avanti, uscirà qua più bello, cose del genere, farmate intanto la storia, qua è lunghissima, farmate un attimo la storia e fate un scout da 400 e garantite ti danno il personaggio, che io ce l'ho qua a livello 60, perché come ho detto qua ce l'ho, lei visto, l'ho presa perché è forte. Metto insieme anche lei, è forte, metto lei, ho preso lei, questa qua Lena e Cassandra, se non mi sbaglio, sì, Cassandra. Sono due ottimi PG che mi interessano tanto, quel punto, che sono forti. Dopo c'è uscito Portale livello 80 Argonaut doppia spada. Sono riuscito a fare questo qua, la challenge. Sono riuscito a battere il primo, mi danno diciamo, il bond, forma quello per avventurieri. Dopo, se riesco a battere il secondo, non riesco perché ho provato, è livello 100, non riesco, fa un golia, è un fottio, proprio è forte. Ti danno per assistenti, il prossimo ancora, perché a te 115, non ci arrivo. Ti danno ancora così, peccato, volevo potenziare Argonaut che è livello 76 più 1, me lo porti a livello 80. Dopo facciamo un po' di arena, che faccio vedere, tanto su spreco 7. Io in arena vi consiglio, su qua c'è anche la mia, c'è anche lei, c'è la Cassandra, che è forte a quel punto, non è male come Cassandra personaggio. Vi consiglio non sprecate per essere i primi, così, perché sprecate, adesso non so quanto sprecate per, dopo guardiamo, non so quanto sprecate, forse 10 o 5, no, così per me sprechi 10 per 5 battaglie. Io
in pratica al giorno le faccio così 30 io, già 47 ho fatto stamattina, così più o meno 30 le faccio io, più o meno al giorno faccio io, perché mi sveglio presto la mattina e faccio quelle 10, dopo lascio fare caricare. Pomeriggio li faccio altri 10, c'è già 20, dopo la sera se tanto, carica fino a, se carica il tempo tutti quei 10 biglietti, fa già il 30 giornalieri puliti, diciamo che io di solito arrivo a quasi a Battle Princess barra 2 barra 1, quasi King arrivo quasi, che è il precedente, così guadagnati puliti senza sprecare, così io ho guadagnati 800 a quel punto. Appena dai qua primo, fa Hero così, ti danno 1000, ok, ti danno 5 Ascension Fan, ok, va bene. Ma quanto le hai sprecati? Perché sprechi 10 gemme per 5 battaglie. Le hai sprecate un fottio così, quei 1000 forse li hai quasi. Non è, o ci vai quasi a pari forse ci vai. O solo hai sprecato questa metà 500, o sprechi quasi 500, perché no, beh, sprechi 10 per 5 battaglie. O le hai sprecate metà, che così le sprechi 500 più o meno, faccio un esempio, o le sprecate 1000, così per sprecare così, io non, beh, non sono nei top così, ma almeno guadagno quei bei 800 puliti che non mi fanno schifo. Almeno non spreco niente, cioè ho guadagnato tipo 800 gemme qui là per stare i primi, ok, se primi, perché prendi 1000 e 15 cose, ma devi ricordare che quanto le hai sprecate, dopo le sprechi 1000 e prendi 1000 non c'hai guadagnato niente a quel punto. Io guadagno 800 puliti, faccio solo 30 così, arrivo quasi a King Luto 8, sono stato quasi a Battle Princess 1 o 2 se non mi ricordo più. Sono quasi arrivato a King 3, quasi arrivato, senza sprecare le gemme a quel punto. Adesso facciamo battaglie, faccio vedere la mia squadra per adesso così, che faccio, diciamo, vi spiego come è fatta la mia squadra, che faccio lei, che è Counter, come detto prima, che è forte, con la sua spada originale. Diciamo che devo potenziare bene le spade e le armature, sto potenziando bene le spade dopo c'ho le armature. Faccio lei. Faccio, diciamo, ho messo la combo per quella perfetta per aumentare le vite tutte, che non ho una healer che cura. Quindi faccio la combo di lei, come ho detto, lei che è forte, che ti dà 15% di HP regen e heal and counter, così quando countera che ti cura anche, così è bello. Questo qua è bello, come detto, è bello da avere personaggio, questo qua è bello che è forte. Direi 8%, sì, non è male, così è bello, è forte, insomma, ti dà tutta la squadra in pratica 15%. Se con questo personaggio che ha dato se lei, quando lei countera, può anche recuperare le vite, può recuperare le vite non so di quanto, così. E dopo, se ha su quel personaggio che ho dato, c'è l'abilità che quando con la countera fa un attacco, allora è bella roba. Quindi faccio la combo di 15% di aliati di Regent che cura, dopo faccio la combo insieme con Argonaut che c'ha la sua mossa, adesso non mi ricordo più che dà quanto 25% pratica per un turno, ora vale per tutti i turni, questo qua appena un turno quando usa la mossa a quel punto, quando al momento fa quello ho il 40 Sì, ho il 40% di HP Regen che cura, non sempre ogni turno, ma quel turno che usa Awakening Spirit ho 40% che cura, è tantissimo, che cura tutta la squadra, questo è bello. Se no, mi curo appena 15% appena da abilità di lei, adesso mi ricordo più il nome. A quel punto che faccio un po' la combo tra loro due che mi serve, perché non ho una healer, così le curo bene col 40 qualche commento. Se fa la combo giusta fa 40% giusti di, diciamo, queste 7 su 7 battaglie. Poi adesso ho perso appena 2 su 47 battaglie, perché come con la sua squadra non è male, a parte forse quello di fuori, ci ha potenziato bene le armi.
Vediamo se quanto. Ok, ammazziamo bene. Figura 900 è giusto, più o meno 40%. Sono di solito era sui 300, cosa del genere. Già ho usata la mossa e quindi 40%, quindi ha quasi 1000 e non è male. 1000 tanto. Vabbè, adesso sono arrivato quasi a 2000 punti. Allora, quella nuova che diciamo diminuisce la velocità. Quasi 2000 punti. Pa, pa, pa. Ho tanti personaggi tipo assistenti che fanno il target così del nemico del genere. So, può essere utile così, ok, non male. Counter, counter, counter. Madonna, quanti counter a filo. Però almeno portata di livello 72, meno fa più danno, così è meglio. Meno c'ho quasi tutti livello 70, 72. Diciamo qua è più debole, livello 72 maggior parte. Qua, vabbè, qua è più debole è fino a 68, gli altri maggior parte 72. Dopo gli ultimi 3 ho fatti. No, 2 appena sono livello 80. Sì, 2 livello 80, 72, 72, 72 e 68. Devo appena aumentare un po' qua là che aumenta Regent le vite. Perché lei è un po'. Cioè, lei è forte lei. Se riesco a portarla più avanti, un in più. Adesso non so se cambio qualcosa e metto un in più. Vai, 5 è quasi. Solo con. Quasi 500. Prima arrivare a 900, cosa del genere. Che ha fatto normale da solo 15%. Fa 500, 400, cosa del genere. Fa da sola. Se è combinata con. Diciamo con Argonaut fa su 1000, ti danno quasi 1000 di vita, tanto se tutti e due insieme a quel punto è tanto fare 1000 di cure. Oddio, pubblicità, vaffanculo. È uscito fuori la pubblicità, porca puttana, che c'ho un'applicazione attiva che è quasi 2000. Sì, c'ho tutte le battaglie. Diciamo che punto tanto sulla combo, perché come ho detto no, vorrei una healer. C'ho la Ice, così questa qua con insieme a Yamato, così che fa una bella healer, perché non ho trovato tutto Yamato più bene lo stesso, che annulla attacco, ma funziona. Diciamo che quella combo ci può stare, ci sta tanto. Oh, è bello che cura tutti lei. Argonaut cura tutti gli alleati. E qua cura tutti gli alleati che lei. E poi voglio vedere quanto spreco per fare gemme. Di solito se mi ricordo male. Oddio, questa è bella, bella forza, sono a livello 80. C'ha. Questo qua c'ha le armi potenziate 5000. Vabbè, c'ha le armi potenziate a massimo e anche le armature. Io ho le armature, sono livello 40 ancora. Dovrei anche qua aumentare le armi a quel punto. Le ho perse due. Questo qua è forse la terza. Perché non ho le armi potenziate a massimo, le armature sono appena a livello 40. C'ho proprio la base di livello 40. Non ho spezzato il limite e cose del genere. Dovrei farmare. So, adesso sto farmando, sto facendo quelle cose là. Prendermi i martelli, le cose per soffiare, così, i martelli per aumentare i livelli, così. A quel punto qua fanno 5000 perché hanno le armi a massimo, potenziate a massimo, così anche cose varie. Io sprechi 5 per 10 cose, è un po' tantino, eh. Si fa 10 volte questi qua, se le sprechi quei 100. Le fai quanti? 50 cose, 50 battaglie. Allora, ci può stare così, ma sprecare 100 così. Io preferisco tenermeli e basta. Papà, ok, meno di 30. L'ho messi qua, sto facendo questi qua per farmarmi i martelli e cose varie. I soffioni, cazzo, e quelle cose per aumentare le armi. Gli ho appena portato due armi livello 60, cosa del genere. Ma posso per craftare upgrade.
Questo qua a livello 50. No, questo posso aumentare 60, ma ho finito le cose per sprecare così. Questo è livello 50, 60, 60, devo aumentare, qua 60, cosa è 60, cosa 50. Argonaut, se qua ancora a livello 40, qua a quel punto anche le armature 40, neanche 40 ancora, cose varie. Dopo di anche mettere a posto, che fa la battaglia, di fare smelting, armature, tac, e ritorno come prima. No, aspetta, così era. No, smelting, no, cos'era? Questo qua forse. Sì, questo qua che ripara, diciamo, ripara le armature. Ripara le armature. E va Endure 500-700. Questo qua fa a quel punto un po'. Questo momento ancora. Vai 900. A quel punto mi hanno battuto e che hanno potenziato tutte in massa le armi, armature. Io non ho ancora potenziato tutte a quel punto. Ancora. Io ho dato Argonaut con la, diciamo, ricollegherato. Ho dato la doppia spada. Ho dato può prenderla, lui ha detto prendo la potenza, cioè anche la suo target che aumenta di Argonaut così in più. Basta, finito. Come personaggio è bello perché fa un fottio di danni, così è bello personaggio. Io l'ho preso una coppia perché già, beh, io ho già poche cose, io ho 571 adesso. Voglio un po' tenermeli per vedere cosa esce più avanti. Intanto faccio uno. Se fanno cagare, faccio un po' su questa qua. Almeno un aumento di livello, lei che è forte. Se meno, posso togliere Fina. Ma se tolgo Fina, tanto perché adesso ho quei due che fanno regen. Quello che è Fina può curare con la counter, può, diciamo, fa curare il 5%, cosa del genere, non il danno, cosa del genere, se non ricordo più fino a cosa fa, quella di secondo anniversario. Ma sotto, se vedete cosa esce, se il prossimo fa un po' cagare come quelli precedenti, peccato fatto su Yamato, se a quel punto faceva cagare, faccio quelli là, ho fatto su Yamato, per questi qua, quelli muovo, questi qua della spiaggia, che erano carini, ma non così. Ma adesso confronto questi qua, preferisco questo qua dell'anime. Adesso guardo, come ho detto prima, se il prossimo fa ancora cagare, facciamo un scout su questo qua, che me lo porto avanti col limit break, già a livello 60. Me lo porto il limit break più alto, me ne ho così bella pompa, bella forte, così me lo porto nel team, nel ranking, ci facciamo bello, facciamo culo a tutti. Dopo ho preso anche la sua arma, preso quella personalizzata, che è il pugni qua, Golden Countlet, serve Twilling Ori, così l'ho farmate, c'avevo ancora tanti di cristalli, diamanti quei bianchi, così ho farmato anche la sua armatura, e appena suo potenziale, così un po' le armature, così ho detto. Così vediamo se il prossimo abbas fa cagare. Andiamo su quello, su questa qua, che Elena mi piace tanto. Come detto, fate così come anche voi. Fate appena un scout. Se come che è un personaggio forte, quindi vi consiglio fare appena almeno un scout. Almeno masso farmate un po' di storia. Fate appena un po' di 400 così per fare la storia. Almeno fate un scout. Per lei, che vale tanto. Lei vale. Vale quei 400. Tanto il primo è bello perché è garantito, così non c'è problemi. Se il prossimo bacio, come ho detto, fa un po' cagare, ripunto un po' su lei, perché resta fino, forse fino al prossimo bacio, quella sì. Forse. Quindi ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video, sono ancora là, ancora iscritti, iscrivetevi al prossimo video. Ciao!